Pace e gioia a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle. Oggi invochiamo Maria come Santa Maria del Cammino o come Maria o di Igidria, colei che ci indica la via, ovvero Gesù. Le icone bizantine dell'O di Igidria raffigurano Maria nell'atto di indicare a chi guarda l'icona il bambino Gesù. In riferimento all'icona, voglio condividere con voi una riflessione di Don Gaetano Corvace, sacerdote di Bisceglie, e la riflessione è tratta da una trasmissione di TV 2000 del mese di maggio del 2018. La Madonna Odigitria, un termine un po' difficile, che però ci fa capire come attraverso un particolare tipo di rappresentazione noi possiamo arrivare direttamente al senso e alla forza di Maria. E infatti dici bene, perché si tratta di fatti attraverso questo titolo e attraverso questa immagine di fare un viaggio, di fare un viaggio innanzitutto negli occhi di Maria, Negli quindi occhi. nella sua vicenda personale. E questa vicenda è stata rappresentata non solo attraverso le parole, attraverso i canti, ma attraverso l'arte. Ecco il senso delle icone. E c'era un'icona molto antica che la tradizione vuole sia stata dipinta addirittura da San Luca, che fu portata poi a Costantinopoli. Ecco il motivo di questo termine così strano, Odegitria. Era infatti un antico santuario che si trovava a Costantinopoli, dove vi erano questi monaci chiamati Oidos, cioè coloro che accompagnavano i pellegrini. Quindi questa è la Madonna di coloro che accompagnano, questa è la Madonna che accompagna. Ecco svelato il segreto di questo termine, un po' strano, Odegitria, è colei che indica la via. Potremmo dire è la guida, Maria è la guida. Qual è la caratteristica di una Madonna Odigitria? È innanzitutto Maria che presenta il suo figlio, un po' come successe quando i magi si misero in cammino ed arrivarono lì a Betlemme e chi trovarono? Il bambino con Maria sua madre. Quindi uno che si trova davanti all'immagine di Maria col bambino fa l'esperienza dei magi. Ecco. È lì chi incontra Maria che, appunto, come dicevamo prima, indica. Quindi la mano di Maria, della Madonna d'Egitria, è sempre una mano che indica. Maria, qual è la verità che ci dice? Ce lo fa vedere mostrandoci attraverso la sua mano la via, la verità e la vita. Gesù che dice: Io sono la via, la verità e la vita. Maria con i suoi occhi dice: Ecco chi dovete seguire. Dovete seguire il figlio mio. E poi ci sono gli occhi del figlio, come Bello. se Maria ci mettesse in questo circolo di sguardi. Il bambino guarda la madre, e quindi è come se Gesù ci dicesse: Vedi mia madre, donna, ecco tuo figlio. Era quello che abbiamo sentito alla fine del Vangelo di Giovanni sulla croce, Gesù che mostra a tutti gli uomini la madre sua, ma poi dice: Figlio, ecco tua madre. E aggiunge Giovanni: Da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Da quel momento il discepolo prese Maria tra le cose più preziose. All'interno di questo circolo di sguardi, noi siamo chiamati a prendere Maria tra le cose più preziose. Vuoi capire come si è discepoli di Gesù? Prendi Maria, stai con Maria. Qui abbiamo il ritratto di una cosa Vero. umana, una madre che regge un figlio. Cosa c'è di più umano, di più normale di una donna che afferra, che ha tra le braccia il suo figlio? Però attraverso il linguaggio umano qui scorgiamo il divino. Che cosa ci vuole dire l'arte delle icone? Che noi attraverso il volto umano di Maria, il volto umano di Gesù, noi entriamo nel mistero di Dio, che per amore nostro si fa uomo. E cos'altro ci insegna questa icona? Ci fa vedere un Gesù che tra l'altro sembra un po' adulto. Sì. È Sì, strano questo volto, non è il volto di un bambino, di un è il altro, volto di certo. un adulto. Eh sì, proprio così, perché quello è Gesù adulto, quello è il Gesù che per noi si è incarnato e che per noi è salito sulla croce. Gesù adulto sale sulla croce. Maria è la nostra, è vero, lei stessa lo dice: tutte le generazioni mi chiameranno beata. E in un canto che noi eleviamo a Maria, il Tota Pulchra, diciamo: Tu sei l'onore del nostro popolo, riecheggiando antichi inni biblici. Tu sei l'onore del nostro popolo, perché alla fine chi guarda Maria vede qualcosa che gli appartiene, come le appartiene la madre.
Quando io guardo mia madre, quella è mia madre, mi appartiene. Ecco con che sguardo i fedeli guardano la propria immagine della Madonna, la Madre nostra. E quando ho un problema, lì devo andare a pregare. Si fa il passaggio da una teologia della mente, Vero, diremmo così, vero, vero. all'affetto del cuore. Se vogliamo, quella è la fede dei semplici, però è la fede che ci fa chiamare Mamma Maria. E che ci fa chiamare Dio Padre. Questa immagine ci chiede semplicemente di entrare in questo girotondo d'amore. Abbiamo parlato di questi sguardi, lo sguardo di Maria che ci chiama, lo sguardo di Gesù che ci fa guardare all'infinito e ci fa guardare alla madre e ci riporta a lei e lei ci riporta a noi. Non dobbiamo fare grandi cose, dobbiamo semplicemente entrare all'interno di questo girotondo d'amore, di questo abbraccio d'amore. Questo significa entrare in contatto con Maria, questo significa pregare davanti ad un'icona, semplicemente stare lì e contemplare questo sguardo. Guardare Maria, guardare un'icona significa affermare che il Signore è diventato come noi, però Lui ci ha regalato la sua divinità. Affidiamo a Maria la nostra vita e impegniamoci a seguire la via che lei ci indica, che è Cristo Gesù, via, verità e vita. E per sua intercessione rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo. Dio onnipotente, tu che hai fatto grandi cose in Maria umile tua serva, tu che stendi la tua misericordia di generazione in generazione, donaci di servirti in santità e giustizia e indirizza i nostri passi sulla via della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Pace e gioia a tutti voi e buona giornata.